Ciao a tutti, nuovo giorno di dicembre, nuovo tutorial. Oggi proviamo una palette per me molto interessante, ovvero quella del brand di Niki Tutorials. È uscita a metà novembre, vi avviso già, purtroppo se la ordinate non vi arriverà mai in tempo per Natale perché ci sono voluti 10-15 giorni, è un brand piccolo, fanno tutto diciamo in casa e quindi purtroppo ci vuole un pochino più di tempo, però se vi piace potete ordinarla e sicuramente vi arriverà durante le feste. Eccola qui, sono molto felice di provare un prodotto del brand di Niki perché appunto la seguo da tanto e insomma ha una storia importante e è una persona che io apprezzo moltissimo e mi piace sempre vedere i suoi video anche se non sarò mai al suo livello perché è bravissima, però insomma oggi la andiamo a provare. Sigla e cominciamo! Come sempre, prima di cominciare vi ricordo di lasciare un like e un commento, di seguirmi sui social che trovate nell'info box e di iscrivervi al canale e attivare la campanella se non l'avete già fatto. Nell'info box vi lascio anche il link per acquistare la palette e altri link utili. Questa l'ho presa sul sito ufficiale del brand, da Douglas non c'è, ci sono gli altri prodotti però. E, eccola qui. È molto carina, queste sono le cialde, wow. Ecco qua, sono anche belle grandi e ovviamente il colore che più mi ha colpito è questo arancio qui fluo, ma oggi vorrei tanto utilizzare che mi sembra super adatto e vedremo insomma che altro ci posso inserire. E ovviamente, insomma, come sempre sono super indecisa sul trucco da fare, ma ve la volevo mostrare perché insomma mi sembra molto carina e poi così cambiamo anche un po' il brand. Oltre a questa, ho acquistato anche un lip gloss Spill the Juice. Questa è la colorazione You Didn't Hear This From Me. Il nome mi spacca. E il colore è questo, un bel marron. Va bene, cominciamo. E sapete cosa vi dico? Andiamo a fare un trucco blu, che è per me il colore più difficile di tutti, ma ci sta. Ogni anno faccio un trucco blu e ogni anno mi sfido. Quindi questa è la volta del trucco blu. Scelgo un pennello come questo. Questo è di Nabla. Si chiama Soft Dab and Smudge, è un pennello da ombretto morbido e inizio con Royal Family che applico su tutta la palpebra. Forse da qui sembra nero, ma è un blu molto scuro, proprio sfida al 100%. Come primer ho applicato quello di Neve Cosmetics che, come mi faceva notare una di voi, funziona decisamente meglio con gli ombretti non opachi, però appunto con un colore del genere aiuta molto perché limita il fallout, però insomma una palpebra così blu tutta uniforme, direi che non è così semplice ricrearla con tanti ombretti. Ok, scelgo adesso Never Boring che applico sulla piega. Carino.
e con un pennello da sfumatura più morbido e più ampio vado a scegliere B for Basic e lo sfumo sopra quello che ho appena applicato. Molto bene, è il turno di brrr che vado ad applicare dall'angolo interno fino a metà. Wow, ha un riflesso turchese e lilla. A centro palpebra applico proprio un soffio di Final Boss, che è totalmente diverso dai colori che ho già applicato, ma voglio vedere come risulta sopra il blu. E adesso vado ad applicare il mio solito eyeliner matte di Deborah Milano. Torniamo agli occhi e vicino alle ciglia inferiori vado ad applicare Ernst Haven, credo sia una parola tedesca, la prima io non la so pronunciare, non che l'inglese sia sempre mio amico, ma insomma me la cavo un po' meglio. Nell'angolo interno applico Mr. & Mrs. Tutorial. Come mascara applico il Sensitive But Wow di Essence. Ok, come bronzer scelgo anche stavolta quello di L'Oreal. E il blush non posso che sceglierlo dalla palette, anche se non è così semplice, andiamo di Never Boring. Ovviamente sulle labbra provo il gloss, però voglio applicarlo in maniera molto leggera. Inizio delineando le labbra con la matita di Diego Dalla Palma e questa faceva parte della prima collezione con Belen, si chiama Piel Rodriguez. E adesso andiamo di gloss, suppongo sia intenso o comunque abbia una colorazione abbastanza importante, però proviamo. Ecco qua, come avete visto l'ho tamponato col dito e il risultato si abbina meglio così, ecco. E quindi questo è quanto per il look di oggi. Comunque,
Sulla scatolina, ecco, chiamiamola così, della palette ci sono poi, vabbè, tutti gli ombretti, c'è scritto come utilizzarli, gli ingredienti, eccetera. All'interno c'era anche questa brochure dove, insomma, Nikki mostra alcuni look che si possono creare con questa palette. Ho visto il video e so che ha fatto tutto lei, quindi ovviamente il make-up, ma anche le foto per la palette, insomma, per presentarla, insomma, sono tutte farina del suo sacco, ecco. E quindi, insomma, è davvero da apprezzare. Sono molto contenta di averla acquistata e di averla provata assieme a voi. Mi piace molto, la qualità è buona, i colori sono davvero bellissimi. Ovviamente, insomma, questa era la prima volta che la utilizzavo, ma cercherò di usarla nel mio quotidiano e di farvi vedere altri look, anche perché voglio ovviamente utilizzare l'arancio fluo. E fatemi sapere voi cosa ne pensate, se avete mai provato qualcosa di questo brand. Sapete che alcuni prodotti, anzi credo tutti tranne la palette, sono rivenduti da Douglas, quindi skincare, gloss, eccetera, li potete trovare lì. Se siete arrivati fino a qui, lasciatemi un emoji blu o azzurra qui sotto nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo domani. Ciao!